Partirà domani mattina il rifornimento straordinario con autobotti e rastrellieri a Chieti e a Chieti Scalo. Questo l'esito della riunione tecnica sulla carenza idrica che si è svolta stamani in comune con il sindaco Diego Ferrara, l'assessore all'ambiente Chiara Zappalorto, il geometra Emidio Di Nardo dell'ACA, Marco Rosati per la protezione civile. Due livelli. Un'autobotte a servizio di palazzi dotati di autoclave domani da Piazza Caraffa disponibile dalle 8 alle 20. Per attivare il servizio c'è un numero verde 800 800 838 o il link sul sito dell'ACA. Rastrelliere fisse per la distribuzione ai cittadini, parcheggio coperto del terminal dei bus e l'altra in via Terno, orari 9:13 e 17:20. Oggi abbiamo avuto un proficuo lavoro, una proficua interlocuzione con la parte tecnica dell'ACA che ci ha molto soddisfatto e che farà sì già da domani l'utilizzo di autobotti per il rifornimento di acqua potabile per i nostri cittadini che ne avessero necessità e abbiamo dato due luoghi di raccolta. Il parcheggio del terminal in via Gran Sasso per Chieti Alta e il capannone prospiciente l'area operativa di Formula Ambiente in via Aterno 181 verso Brecciarola per Chieti Bassa. Ripeto, abbiamo avuto questo confronto con la parte tecnica dell'ACA molto proficuo, ci ha fatto capire ulteriormente, più approfonditamente, quelle che sono le criticità del nostro sistema idrico e anche la possibilità in un futuro a breve e medio termine di come portare rimedio a queste cose, soprattutto per il reperimento di nuove sorgenti di acqua e per la ristrutturazione della rete idrica. È evidente, e qui è inutile che giriamo intorno al dito, c'è da chiedere a gran voce un coinvolgimento della regione. Però vogliamo proprio appellarci all'uso consapevole in queste ore dell'acqua. Noi stiamo mettendo in campo tutte le misure necessarie per provare a tamponare l'emergenza. Oggi tamponiamo l'emergenza e domani chiederemo dei tavoli tecnici per avviare un confronto, per proposte concrete per la città affinché quello che sta accadendo oggi, nei prossimi mesi, non si verifichi di nuovo. E polemiche invece nella vicina Pescara, dove l'opposizione di centrosinistra contesta al sindaco Carlo Masci e alla sua maggioranza di non essersi attivati per organizzare un servizio sostitutivo con le autobotti nei quartieri più colpiti dall'emergenza idrica. Il capogruppo del PD, Piero Giampietro, invita con una nota a seguire l'esempio di Chieti.